Assessore, colgo l'occasione per un bilancio, siamo a fine 2021, un bilancio della sua attività presso l'Assessorato ai Beni Culturali e Identità Siciliana, ma anche una prospettiva delle attività del prossimo. Ma il bilancio lo dicono i tanti cantieri che abbiamo aperto in tutta la Sicilia di restauro di beni culturali, gli oltre 20 milioni che abbiamo messo sul restauro dei musei, i 14 parchi archeologici che finalmente hanno cominciato ad avere la tanto agognata autonomia, e questa estate i numeri dei visitatori, nonostante anche quest'anno è stato un anno Covid, tra virgolette, beh, ci hanno dato ragione, la gente è tornata in Sicilia, è tornata a frequentare i luoghi della cultura, cosa importantissima. E il grande spazio che stiamo avendo nella comunità scientifica internazionale, grazie agli scavi, agli studi e alle ricerche che le università di tutto il mondo vengono a compiere qui in Sicilia, fra tutti. Non è un caso che il governo regionale ha voluto porre nuovamente l'attenzione sul teatro antico della Valle dei Templi, uno dei tanti esempi, visto che siamo qui ad Agrigento. Beh, sono tante le cose che abbiamo compiuto, ma sono ancora tante le cose che dobbiamo fare. Non dimentichiamoci che il 2022 è anche l'anno in cui si parlerà per tutti e 365 giorni di PNRR. Speriamo sia un'opportunità per tutti, perché il rischio a volte è quello che i territori non siano pronti a recepire. E faccio un solo esempio: sono in arrivo tanti soldi per i progetti sul recupero dei borghi storici. Speriamo che i comuni siano pronti con i progetti esecutivi per poter aderire ai bandi che saranno pubblicati da Roma. Ho fatto un esempio fra tanti, e quindi è un anno di lavoro che non cessa. Cerchiamo di goderci il periodo natalizio con un po' di serenità, perché fra tragedie, fra una pandemia che ancora è lontano dall'essere risolta, e fra i nostri tanti ragazzi che sono ancora costretti a volte a elemosinare un posto di lavoro, beh, abbiamo bisogno di tanta forza e di tanta speranza.